Creato appositamente per i giocatori professionisti, Nacon Revolution Pro Controller si è rivelato essere perfetto anche per quelli classici, grazie all'ottimo rapporto qualità-prezzo e alla possibilità di essere usato con vari profili salvati direttamente nel pad. Le modalità d'uso sono due, una classica, proprio come un pad DualShock 4, ed una Pro, programmabile invece tramite un'applicazione su PC ed in grado di sfruttare anche i tasti sul retro. Nacon Revolution Pro Controller ha infatti 4 bottoni posteriori programmabili a piacimento o con delle macro. A questo serve l'applicazione su PC, oltre a rimappare i tasti, scegliere la sensibilità dei grilletti e modificare i parametri dell'analogico destro. Il controller è davvero ben costruito, nonostante possa sembrare fragile a prima vista a causa dell'intera struttura in plastica. Invece, basta tenerlo in mano qualche minuto per capire che l'hardware utilizzato è davvero ottimo. Il design dei tasti posteriori è particolarmente riuscito, grazie alla loro posizione che permette l'uso di 2 sole dita, anziché 4, senza dover per forza fare strani movimenti. La forma ricorda del resto quella di un controller Xbox piuttosto che PlayStation, ma le caratteristiche dei bottoni sono identiche ad un DualShock 4. Purtroppo, per il fatto di essere un controller competitivo, bisogna privarsi dell'altoparlante e soprattutto della modalità wireless, che creerebbe un input lag inaccettabile, ma restano comunque la vibrazione, interamente regolabile, ed il touchpad, con una trama pari al DualShock 4 creato per il 20° anniversario di PlayStation. La presenza di una modalità Pro con tasti interamente rimappabili permette di creare profili appositamente per i vari generi o direttamente per i giochi. Che si tratti di FPS, giochi di guida o altri che ruotano attorno al mondo degli sport su console, è molto facile costruirsi da soli un preset ed importarlo poi nel controller. Ovviamente, appunto, Nacon Revolution Pro Controller trae il massimo dal suo concept in un ambito competitivo, ma non per questo deve essere per forza escluso anche dai casual gamers. Il suo prezzo è infatti relativamente basso per ciò che viene offerto e supera di circa 30 euro quello di un normale DualShock 4. Tutto dipende quindi dai propri gusti e dalla voglia di fare un passo in più verso un controller capace di diventare veramente personale. Per più informazioni e per leggere la recensione con maggiori approfondimenti, non dimenticatevi di cliccare al link in descrizione. Se vi è piaciuto il video e desiderate vederne altri, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e continuate a seguirci, sempre su gamesoul.it.